Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Se ancora non sei iscritto su questo mio canale, potrai farlo adesso cliccando iscriviti e la campanella in basso a destra per ricevere le notifiche di ogni mio video pubblicato. Oggi voglio andarvi a presentare una piccola clic clac di questa dimensione, misura esattamente 12 cm e andiamo a creare una base circolare lavoro la mia click clack con uncinetto 3 e mezzo e un filato di questo spessore adesso giro il filo intorno alle dita la parte più corta è da questa parte la parte più lunga è di qua giro il filo intorno alle dita e vado a creare il cerchio magico prendo il cappietto lo sfilo catenella e all'interno del cerchio magico lavoro 6 maglie basse quindi 1 2 3 4 5 e 6 stringo il cerchio tiro e nelle due asole qui del primo punto lavoro una maglia bassissima chiudo il mio giro in questo modo. Adesso il nostro prossimo giro sarà strutturato in questo modo. Andiamo a lavorare la prima maglia, la nostra prima maglia sarà questa, quindi ogni maglia sottostante, questa è la prima, in ogni foro andiamo ad aumentare, quindi due maglie nello stesso foro. Nella prima maglia, importantissimo andare a segnare sempre il nostro punto di partenza. Sarà questa la prima maglia, quindi mettiamo un segno punto e continuiamo a lavorare ogni maglia sottostante un aumento, quindi due maglie nello stesso foro, quindi sono 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi sono 12 maglie del secondo giro. Dopo aver lavorato le 12 maglie, tolgo il segnapunto e in questa maglia, esattamente qua, la prima, vado a lavorare un punto basso. Lo vado a segnare subito, importantissimo, vi ricordo sempre di inserire il segnapunto qua. Nel punto di partenza, quindi adesso una maglia bassa e nella maglia successiva aumento, quindi due maglie nello, nello stesso foro. Adesso di nuovo una maglia bassa e nella prossima maglia due maglie nello stesso foro. Una maglia bassa, nella prossima due maglie nello stesso foro. Ancora una maglia bassa. E di nuovo due maglie nello stesso foro quindi aumento una maglia bassa e nella maglia successiva un aumento due maglie nello stesso foro una maglia bassa e l'ultima maglia sarà l'aumento due maglie nello stesso foro e chiudiamo il nostro giro stringiamo un pochino qui al centro andiamo a lavorare il prossimo giro Adesso nel prossimo giro andiamo a lavorare due maglie basse e un aumento, quindi aumentiamo una maglia bassa, quindi adesso qui una maglia bassa, la vado a segnare subito immediatamente così non mi perdo il nostro punto di partenza. Questa è la prima maglia bassa, due maglie basse e aumento, due maglie nello stesso foro. Adesso di nuovo una maglia bassa, due maglie basse, una maglia doppia nello stesso foro, di nuovo 2 maglie basse, 12, 2 maglie nello stesso foro, così fino alla fine del giro, chiudo il giro, dopo le due maglie basse. L'ultima maglia sarà l'aumento, due maglie basse nello stesso foro. Questo è il nostro punto di partenza, di parto da qua con una maglia bassa, una la vado a segnare subito. Quindi adesso saranno diventate tre maglie basse, 2 3 e un aumento a questo punto, quindi un aumento due maglie nello stesso foro quindi 3 maglie basse 1 2 e 3 una maglia doppia quindi 2 maglie nello stesso foro aumentiamo in questo punto qua di nuovo 3 maglie basse 1 2 3 e una maglia doppia 2 maglie nello stesso foro Così fino alla fine del giro ci avviamo alla chiusura del giro, quindi dopo le due maglie insieme nello stesso foro vado a lavorare tre maglie basse 1, 2 e 3 e in questo punto qua, l'ultimo punto vado a lavorare l'aumento 2 maglie nello stesso foro 1 e 2. Adesso ripartiamo da questo punto qui adesso lavoriamo 4 maglie basse e un aumento tolgo il punto questa maglia qua una maglia bassa la prima vado a segnarla quindi questa è una maglia 2 maglie basse 3 maglie basse 4 maglie basse adesso Aumentiamo due maglie nello stesso foro, quindi 1 e 2. Di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Aumento due maglie nello stesso foro. Quindi continuiamo a lavorare così fino alla fine del giro, fino a questo punto. Andiamo a chiudere quest'altro giro, quindi dopo l'aumento 2 maglie nello stesso foro 4 maglie basse 3 e 4 e in questa ultima maglia sottostante aumento 2 maglie nello stesso foro 1 e 2 adesso continuiamo ad aumentare e aumentiamo una maglia bassa da 4 maglie basse passiamo a 5 maglie basse quindi in questo punto qua lavoriamo 1 Vado a segnarla immediatamente 2 3 4 5 2 maglie nello stesso foro aumento di nuovo 5 maglie basse 1 2 3 4 e 5 aumento 2 maglie nello stesso foro continuiamo così fino al punto di partenza alla fine del giro andiamo a lavorare sempre le ultime 5 maglie basse 1 2 3 4 e 5 e finiamo con l'aumento 2 maglie nello stesso foro prossimo giro 6 maglie basse e aumento 2 maglie nello stesso foro. Primo giro 1. Segno la prima maglia bassa 2 3 4 5 e 6. Aumento due maglie nello stesso foro adesso di nuovo 6 maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 2 maglie nello stesso foro quindi continuerò così fino al punto di partenza chiudo il mio giro con due maglie nello stesso foro l'aumento riparto con le maglie basse, quindi da 6 passiamo a 7, quindi ogni giro aumentiamo una maglia bassa. Adesso togliamo il segnapunto, questa è la prima maglia. Lo rimettiamo. 7 maglie basse e aumento. 1 2 3 4 5 6 7 aumento due maglie nello stesso foro. Quindi, continuiamo sette maglie basse aumento e andiamo a chiudere il nostro giro qui al segnapunto. Chiudo il mio giro. Adesso andiamo a valutare se il nostro fondo va bene per questa click clack, stiamo esattamente in questa base nella circonferenza della nostra click clack io ho, vado a creare ancora un giro di maglie basse per il nostro fondo, quindi siamo arrivati qua, abbiamo lavorato sette maglie basse, aumento due maglie nello stesso foro e abbiamo chiuso il giro. Adesso ripartiamo con le maglie basse, ma vado a lavorare otto maglie basse, quindi noi possiamo allargarci con la nostra base sempre aumentando una maglia bassa e aumento, quindi possiamo creare una base a seconda della cliclack che stiamo lavorando. Quindi adesso di nuovo 8 maglie basse, quindi vado ad aumentare una maglia bassa da 7 passa 8, quindi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e in questo punto vado a lavorare l'aumento 2 maglie nello stesso foro. Quindi di nuovo 8 maglie basse 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 e in questa maglia qua aumento 2 maglie nello stesso foro quindi continuerò così fino alla chiusura del giro. Adesso arrivata alla chiusura del giro vado a misurare la clic clack possiamo stare benissimo. In questa misura di clic, clac anche perché andiamo a lavorare un punto molto particolare. Poi vi farò vedere. Quindi adesso soltanto un giro di maglie basse, non vado ad aumentare. Quindi tolgo il segnapunto. Questa è la prima maglia, la vado sempre a segnare, quindi so sempre da dove sono partita con la mia lavorazione e creo un giro di maglie basse senza più aumenti. Quindi tutte maglie basse fino alla chiusura del giro. Dopo aver realizzato il giro di maglie basse abbiamo questa situazione di lavoro. Quindi andiamo a creare il nostro corpo borsa, quindi andiamo a tirarci su con la lavorazione, questo è il primo giro di maglie basse, ma adesso andiamo ad effettuare questa lavorazione bellissima che si chiama punto rococo, dobbiamo andare a lasciare il punto basso, andiamo a prendere l'uncinetto Smirne e per fare questa lavorazione bellissima con questi ventaglietti, appunto, rococò, dovremo avere maglie multiplo di 4. Dopo aver lavorato questa base con questi punti bassi e questi aumenti, dovremo avere maglie eh, di numero 60, quindi maglie esattamente multiplo di 4. Andiamo a lavorare questo punto bellissimo, andiamo a creare il nostro giro con il punto rococò. Quindi, arrivato qui nostro punto di partenza io vado a lavorare una maglia bassa la vado a segnare subito quindi il mio punto di partenza è questo cambio l'uncinetto vado ad usare l'uncinetto smirne per adesso userò soltanto questo uncinetto mi servirà per creare questo bellissimo punto non è difficile bisogna fare della pratica quindi è molto semplice poi andare a creare questo punto bellissimo Adesso inserisco l'uncinetto qua. Dobbiamo fare delle gettate 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Io vado a saltare le mie maglie di base 1, 2 e nella terza punto l'uncinetto smirne. Come vedete l'uncinetto si apre e lo porto fuori. Dalla maglia sottostante, rimane aperto, ma io con questo dito aggancio il filo, lo blocco perché poi facendo questo movimento si blocca. Vado ad estrarre, quindi si chiude. Il punto è qui: questo gancino, spingo, porto la maglia al di fuori e vado a fare la chiusura con il punto. Quindi, questo movimento, poi l'uncinetto si richiude e portiamo fuori tutte le maglie mi aiuto anche con le mani perché dovrebbe dovremmo creare questo torchon più morbido però io vado ad aiutarmi sfilo il tutto e creo questo bellissimo torchon quindi faccio il punto di nuovo aggancio il filo come vedete come entra nell'asola la si chiude questo gancino, si chiude e creo il mio primo punto. Adesso di nuovo 10 gettate: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tengo tutte le maglie, le porto un pochino verso la punta dell'uncinetto. Si chiude qui, inserisco. Tutto l'uncinetto all'interno del foro sottostante, spingo automaticamente, si apre, porto al di fuori il gancio, metto il filo così, l'uncinetto si richiude, estraggo il filo perché rimane agganciato, adesso spingo di nuovo. Il filo in questo modo si apre io aggancio il filo e vado a chiudere tutte le nostre maglie mi aiuto aggancio tutte le maglie si forma questo bellissimo torcione quindi possiamo andare ad aggiustare aggancio il filo e chiudo la maglia abbiamo il nostro secondo ventaglietto adesso di nuovo 10 gettate 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 porto tutte le maglie un pochino verso la punta dell'uncinetto tengo le maglie con il dito mando l'uncinetto all'interno e nel frattempo questo uncino si apre quando si apre ritorno un pochino indietro lascio il filo che si aggancia in questo modo e sfilo completamente il tutto porto di nuovo il filo indietro lo metto insieme a tutte le gettate inserisco il filo nell'uncinetto si richiude portandolo indietro si richiude automaticamente e sfilo il tutto vedete non è difficile quindi tiro il filo e chiudo la maglia abbiamo il terzo torsion continuiamo a lavorare il nostro punto quindi 10 gettate sull'uncinetto 3 4 5 6 7 8 9 e 10 quindi portiamo le nostre maglie verso la punta dell'uncinetto questa si chiude leggermente inseriamo l'uncinetto adesso si deve aprire l'uncinetto lo portiamo in questa posizione l'uncinetto aggancia il filo andiamo ad estrarre lo portiamo di nuovo al di fuori, quindi insieme a tutto il gruppo di gettate, quindi lo portiamo in questo punto, agganciamo il filo e estriamo tutto in questo modo e andiamo a creare il nostro punto rococò o punto colonnina. Quindi siamo al quarto punto, dobbiamo creare ancora un punto perché la nostra conchiglia, il nostro ventaglio deve essere composto da cinque elementi. Ancora 10 gettate: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi andiamo a chiudere un po' il nostro gancio, lo teniamo, inseriamo la nostra, il nostro uncinetto nell'asola sottostante. Quindi nel punto sottostante, l'uncinetto si apre, lo portiamo al di fuori, andiamo ad agganciare il nostro filo. Lo portiamo fuori, andiamo ad estrarre tutti i punti. Lo portiamo da questa parte qua, agganciamo, l'uncinetto si chiude e portiamo fuori il tutto. Quindi abbiamo agganciato tutte le nostre maglie. Adesso abbiamo 5 colonnine, chiudiamo, andiamo a saltare le due maglie: 1-2, nella terza maglia, inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare sempre portando il nostro filo nel gancio lavoriamo una maglia bassa quindi tiriamo un pochino agganciamo e lavoriamo sempre con l'uncinetto smiene quindi avremo creato 5 colonnine appunto rococò per formare questa conchiglia o questo nostro ventaglio continuiamo la nostra lavorazione quindi di nuovo 10 gettate sull'uncinetto 23 4 5 6 7 8 9 10. Andiamo a formare il prossimo ventaglietto. Quindi teniamo le nostre maglie, saltiamo 1 2 maglie e nella terza inseriamo l'uncinetto, quindi si apre. Io porto il filo su questo su questa parte qua, aggancio, estraggo il filo, lo porto al di fuori, porto tutte le maglie di qua, inserisco il filo ed estraggo. Le nostre maglie per formare il punto colonnina quindi do una sistemata in questo modo. Posso anche allungarlo il filo, posso sistemare chiudo il punto. Di nuovo 10 gettate: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi ho, ho tutte le maglie da questa parte, chiudo il gancino, inserisco in questo punto, sfilo l'uncinetto, si aggancia al filo. Lo porto al di fuori, porto tutte le maglie, aggancio e sfilo tutto il nostro torcione, quindi si forma questo bellissimo punto meraviglioso. Stando attenti a non aprire l'uncinetto, perché potrebbero scappare le maglie. Come in questo caso, vediamo se riesco a recuperarle perfettamente. Ok, aggancio e chiudo la maglia. Quindi, questa è la nostra seconda colonnina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi 10 maglie sull'uncinetto, inserisco in questo punto, sfilo, inserisco la maglia, estraggo il tutto, quindi inserisco il filo e chiudo la colonnina in questo modo, quindi 3 colonnine e chiudo il nostro punto. E avremo di nuovo 3 punti bellissimi. Di nuovo 10 gettate sull'uncinetto, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Di nuovo portiamo le nostre maglie verso la punta dell'uncinetto che si chiude. Inseriamo l'uncinetto, l'uncinetto va ad aprirsi. Lo spingiamo da questa parte, abbiamo il filo che va ad agganciarsi all'uncinetto, lo porto al di fuori, sfilo il tutto e porto tutte le maglie qua. Aggancio il filo, l'uncinetto torna indietro e si chiude e portiamo al di fuori tutte le nostre maglie. Tiriamo ed avremo il quarto torchon punto colonnina. Di nuovo andiamo ad agganciare sul nostro uncinetto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portiamo le nostre asole 10 sull'uncinetto, le portiamo un pochino. In avanti verso la punta dell'uncinetto inseriamo l'uncinetto l'uncinetto si apre e quindi siamo pronti a mettere il filo in questa posizione se non si non si chiude l'uncinetto ci aiutiamo un pochino perché quando la base del nostro punto è carica di punti è difficile comunque da agganciarsi quindi andiamo ad inserire il filo ci aiutiamo lo portiamo al di fuori Prendiamo il nostro punto e andiamo ad estrarre il tutto portando la punta meglio sempre se sta al di sotto perché così non si apre l'uncinetto. Adesso continuiamo a lavorare, portiamo il nostro filo, lo chiudiamo e andiamo ad agganciarsi nel terzo punto 1. Siamo qua, quindi dobbiamo fare 1-2 nel terzo punto. Qui lavoriamo una maglia bassa, chiudiamo con una maglia bassa il nostro punto. Quindi io adesso vi sto facendo vedere con l'uncinetto che a volte rimane un pochino in su per farvi vedere come si estrae estra il punto, ma cerchiamo di tenerlo quando andiamo a sfilare in basso perché altrimenti la punta si può incastrare mentre andiamo ad estrarre tutte le maglie. Adesso di nuovo chiamo il nostro punto: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quindi puntiamo l'uncinetto su 1, 2, 3 sul terzo punto. Inseriamo l'uncinetto, si apre quindi si aggancia. Lo portiamo al di fuori, si apre e portiamo il nostro punto qui nella nostra maglia. Si blocca. Adesso diamo l'uncinetto in questa maniera perché altrimenti si, si incastra con, con le maglie non riescono a a volte non, non si riesce a portarle fuori le tiriamo le aggiustiamo lo usiamo il nostro torchon e andiamo a chiudere il tutto andiamo a creare di nuovo 5 punti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 colonnine quindi il nostro punto si trova qua al di sotto portiamo l'uncinetto in questa posizione lo sganciamo lo portiamo di nuovo in questa posizione e portiamo tutto al di fuori, come vedete se andiamo a lavorare velocemente, viene meglio. Quindi, chiudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quindi le teniamo, teniamo le maglie da questa parte, chiudiamo il nostro incinetto, portiamo l'uncinetto un all'interno, lo portiamo al di fuori, agganciamo, di nuovo, portiamo il filo e lo tiriamo quindi. Andiamo a agganciare il tutto e lo andiamo a destrare. Abbiamo la terza colonnina, agganciamo la nostra maglia. Andiamo a chiudere: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di nuovo portiamo l'uncinetto all'interno della maglia sottostante. Portiamo l'uncinetto al di fuori, si sgancia, lo agganciamo. Portiamo la maglia fuori, portiamo il filo e andiamo ad estrarre il tutto. Ed abbiamo la quarta colonnina. Di nuovo, agganciamo, come vedete, è veloce, non è difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando avremo preso la mano saremo molto veloci. Quindi, di nuovo, portiamo l'uncinetto all'interno, uncinetto sì. Si sgancia, la punta si sgancia, si apre, agganciamo il punto, lo portiamo al di fuori, lo andiamo ad estrarre, agganciamo la nostra maglia e portiamo tutto al di fuori. Tiriamo il nostro filo, chiudiamo e andiamo a saltare 1 2 nella terza maglia, creiamo il punto basso sempre prendendo questa maglia in questo modo e chiudiamo il punto ed avremo la nostra terza conchiglia. Quindi Proseguiamo così fino alla fine del giro dopo aver lavorato i 5 punti appunto rococò, quindi in questo ultimo punto di lavorazione, lascio l'uncinetto smirna per un momento ed uso l'uncinetto classico per fare all'interno della maglia bassa una maglia bassissima e poi vado a spostarmi nei punti successivi 1-2. E 3 con delle maglie bassissime catenella e creo qui al centro del ventaglio una maglia bassa lascio l'uncinetto classico riprendo l'uncinetto smirna e continuo a lavorare il mio ventaglio appunto rococo quindi gettata sull'uncinetto 10 volte 3 4 5 6 7 8 9 e 10 continuo la mia lavorazione come abbiamo visto quindi inserisco all'interno della maglia bassa l'uncinetto, quindi in questa maglia bassa adesso vado a lavorare 5 colonnine a punto rococò. Quindi al solito aggancio l'uncinetto, porto il filo, lo aggancio e porto tutte le maglie al di fuori del punto rococò. Lo aggiusto, possiamo aggiustarlo tirando il filo. Aggancio di nuovo il filo e chiudo con una maglia di nuovo 10 gettate: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porto le maglie verso la punta dell'uncinetto e mi inserisco di nuovo nel punto basso sottostante. E vado a lavorare il ventaglietto: quindi alterniamo tutti i ventaglietti, ogni giro in questo modo. Portiamo il filo fuori. Agganciamo la maglia e la portiamo fuori 10 all'interno della maglia bassa sottostante, andiamo a lavorare di nuovo. Un bellissimo punto, rococò, portiamo il filo fuori, agganciamo il filo e chiudiamo e siamo a tre colonnine. Quindi di nuovo spostiamo tutte le maglie qui, teniamo tutte le maglie con il dito, inseriamo l'uncinetto, si apre. Se non si richiude leggermente questo perno, lo, ci aiutiamo con la mano. Dobbiamo stare con il filo in questo, in questo modo, agganciamo, portiamo tutto fuori. Di nuovo agganciamo il filo e qui si chiude automaticamente portando fuori. Tutte le maglie terzo ventaglietto agganciamo il filo e chiudiamo di nuovo 10 gettate all'interno della maglia bassa sottostante entriamo con l'uncinetto agganciamo di nuovo portiamo tutte le maglie fuori e andiamo ad estrarre tutte le maglie Formando il punto rococò, siamo a quattro colonnine, adesso di nuovo una maglia per chiudere e di nuovo dobbiamo portare tutte le maglie fuori, così. Quindi all'interno della maglia sottostante, portiamo l'uncinetto. In modo ci aiutiamo se non si chiude questo perno chiudiamo il tutto e portiamo tutte le nostre maglie al di fuori dell'uncinetto in questo modo ed abbiamo formato altre 5 colonnine chiudiamo e andiamo a puntare l'uncinetto al centro di questa maglia quindi agganciamo il nostro filo e lavoriamo una maglia bassa Avremo formato altre 5 colonnine, alternando le nostre conchiglie in questo modo, adesso ripartiamo di nuovo andando a lavorare di nuovo 5 colonnine all'interno della maglia bassa. Adesso andiamo a ripetere la lavorazione, sempre alternando nella maglia bassa sottostante, lavoriamo. Il ventaglietto e nella parte centrale del ventaglietto una maglia bassa quindi continuiamo a lavorare 3 4 5 6 10 gettate all'interno della maglia bassa vado a lavorare il punto rococo quindi agganciamo il filo e lavoriamo il primo la prima colonnina l'aggiustiamo e di nuovo andiamo di nuovo a lavorare all'interno di questa maglia bassa sempre il punto rococo. Quindi così fino alla fine del giro alterniamo il nostro punto in questo modo, quindi ci vediamo qua alla fine del giro. Arrivata a questo punto sono alla chiusura del giro, vado a lavorare il mio ultimo ventaglietto 5 6 7 8 9 10 e vado a puntare l'uncinetto all'interno della maglia bassa e vado a lavorare 5 colonnine appunto rococo quindi siamo a questo punto qua inseriamo l'uncinetto al solito agganciamo andiamo ad estrarre il nostro uncinetto e portiamo tutte le maglie fuori. Adesso di nuovo agganciamo e formiamo la nostra seconda colonnina. 3 4 5 6 7 8 9 10, quindi portiamo le nostre maglie in questa posizione, agganciamo il nostro punto. Per inserire l'uncinetto, nostro gancino si è aperto, inseriamo il filo e portiamo l'uncinetto al di fuori. E portiamo di nuovo tutte le nostre maglie al di fuori, in questo modo quindi siamo alla terza colonnina, formiamo le altre due: 10, quindi sempre all'interno della nostra maglia sottostante. Ci aiutiamo un po' con le mani anche per prendere il gancino che a volte si inceppa lo portiamo al di fuori agganciamo il tutto e formiamo di nuovo il nostro torchon quattro colonnine andiamo a fare l'ultimo 4 5 6 7 8 9 10 portiamo tutte le nostre maglie qua mettiamo l'uncinetto all'interno della nostra maglia sottostante e agganciamo il nostro filo anche a volte aiutandoci e portiamo allora, questa non è venuta bene, andiamo a sciogliere. Quindi chiudiamo, dobbiamo chiudere prima la maglia e poi 10 gettate e all'interno sempre della maglia sottostante portiamo l'uncinetto che si deve aprire e poi dobbiamo agganciare il nostro filo. Quando le maglie sono tante, magari il punto sottostante è un po' stretto abbiamo più difficoltà a portare l'uncinetto al di fuori della maglia. E quindi andiamo a chiudere a questo punto. Adesso abbiamo 2, 4, 5 colonnine. Adesso dobbiamo lavorare la maglia bassa. Prendo l'uncinetto classico, mi trovo meglio a fare i punti bassi. Quindi, qui all'interno della maglia bassa, io lavoro una maglia bassissima. Adesso ci spostiamo con delle maglie basse sempre al centro del nostro ventaglietto. Per andare a lavorare di nuovo la nostra catenella e una maglia bassa, ripartiamo da qua lavorando il nostro ventaglietto. Adesso ci troviamo in questa situazione. Come vedete il punto è meraviglioso. Guardate quanto sono belli questi e questi piccoli ventaglietti. È meravigliosa. Verrà una pochette molto corposa, perché questo punto comunque eh, tende ad allargarsi un pochino, ma io l'ho fatto volutamente perché volevo eh, una pochette abbastanza eh, grande, quindi con questo punto molto appariscente, un punto bellissimo a rilievo, io amo i punti a rilievo, è veramente meraviglioso. Adesso continuiamo la nostra lavorazione, quindi mi trovo a questo punto dopo aver lavorato la maglia bassa Continuiamo a lavorare, quindi ci alterniamo di nuovo con il punto ventaglio: 5, 6, 7, 8, 9, 10. E in questo punto, nella maglia bassa, dovremo andare a lavorare di nuovo il nostro punto Torsion, punto colonnina. Quindi 5 colonnine in questa maglia bassa. Quindi continuiamo a lavorare così. Qui al centro lavoreremo di nuovo una maglia bassa, e qui nella maglia bassa dobbiamo lavorare di nuovo 5 torchon con il punto, uncinetto Smirne bellissimo, meravigliosa! Mi piace tantissimo questa lavorazione. Quindi continuiamo a lavorare questo punto fino alla chiusura del giro arrivata la chiusura del giro dopo aver lavorato l'ultimo ventaglietto composto da 5 torchon lavorati con l'uncinetto smirne lascio l'uncinetto questo e. Con l'uncinetto tradizionale vado a lavorare nella maglia bassa una maglia bassissima e chiudo il mio giro. Adesso mi sposto all'interno del ventaglietto con maglie bassissime per andare a lavorare una catenella e la prima maglia bassa partendo da qua. Adesso lascio l'uncinetto tradizionale, prendo l'uncinetto Smirne e riparto con il punto. Lavorando i miei punti rococò 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continuo a lavorare alternandomi nelle maglie qui nella maglia bassa. Vado a lavorare il torchon. Di nuovo mi vado ad agganciare, e formo tutto il mio punto in questo modo: tiro il filo, aggiusto il punto e chiudo con una maglia quindi 5 punti all'interno. Di questo punto basso quindi altra maglia all'interno della maglia bassa in questo modo e formo altri punti 5 esattamente appunto. rococo quindi mi sposto di nuovo lavorando i ventaglietti alternando nella maglia bassa 5 punti. Eh, lavorati appunto rococò e nel ventaglietto la maglia bassa qui al centro 10 gettate sull'uncinetto continuo a lavorare il ventaglietto all'interno di questa maglia bassa mi aiuta un pochino se non riesco ad agganciare bene la maglia quindi altro torsion mi aiuto con le mani perché il filato non scivola e quindi ho difficoltà a sfilare l'uncinetto. Se fosse stata lana sarebbe stata semplicissima. Quindi 10 gettate sull'uncinetto all'interno del punto, filiamo l'uncinetto, lo sfiliamo. E lavoriamo un altro torchon in questo modo quindi sfiliamo ed abbiamo 4 maglie all'interno della maglia sottostante questo bellissimo punto quindi chiudiamo e facciamo di nuovo 10 gettate all'interno sempre questo punto meraviglioso e vado a chiudere con la maglia Così. Quindi ho formato di nuovo 5 punti all'interno della maglia sottostante. Adesso mi sposto però con l'uncinetto tradizionale. Voglio fare il punto basso con l'uncinetto tradizionale perché così tira bene la maglia. Lascio di nuovo l'uncinetto classico e di nuovo continuerò a lavorare questo meraviglioso punto. 6-7-8-9-10 vado nella maglia bassa e vado a lavorare il punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a volte sfuggono. Se non riusciamo a tenere le maglie con il dito, le fermiamo, le inseriamo all'interno della maglia bassa e le sfiliamo tutte insieme. Quindi vado a lavorare un altro ventaglietto all'interno della maglia bassa. Guardate quanto è meraviglioso questo punto! È bellissimo. Quindi continuiamo a lavorare così. Ci cioè andiamo ad alternare. Quindi, qui quando arriveremo alla fine del giro dopo aver lavorato il ventaglietto andiamo a chiudere con il ventaglietto lo lavoreremo qua andiamo a chiudere con una maglia bassissima e ci sposteremo di nuovo fino al centro del ventaglietto e partiremo di nuovo con maglia bassa quindi ventaglietto maglia bassa e continuiamo per tutto il giro così quindi adesso mi alzo per alcuni centimetri poi ci vediamo più tardi quando avrò terminato il lavoro ho lavorato per alcuni giri, come vedete il punto è meraviglioso, guardate quanto sono belle queste conchiglie o questi ventaglietti lavorati appunto punto rococò, meravigliosa. Quindi mi sono alzata per circa centimetri, andiamo a misurare l'altezza che poi comunque è soggettiva, io mi fermerò a 15 centimetri e andrò a chiudere il mio lavoro, quindi continuerò a fare questa lavorazione fino alla chiusura del giro. Continuiamo la nostra lavorazione, andiamo a chiudere il giro gettata sull'uncinetto 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rimaniamo abbastanza morbidi perché dobbiamo passare l'uncinetto attraverso tutte queste gettate queste maglie inseriamo l'uncinetto nella maglia bassa dobbiamo alternare il nostro punto l'uncinetto si apre lo vado a bloccare ho il filo qui sul dito quindi mi rimane comodo per passarlo qui in questa parte dove c'è questo piccolo uncino l'uncinetto si richiude estraggo la maglia spingo in avanti porto tutte le maglie da questa parte qua gettata sull'uncinetto e chiudo tutte completamente le maglie possiamo tirare il nostro filo e aggiustare il nostro punto gettata sull'uncinetto e chiudiamo adesso lavoriamo altri quattro elementi di nuovo 7 8 9 10 Abbiamo di nuovo le maglie sistemate sul nostro uncinetto. Chiudiamo l'uncinetto. Teniamo le nostre maglie. Inseriamo di nuovo all'interno della maglia bassa. L'uncinetto si apre. Sfiliamo il filo e andiamo a chiudere completamente la nostra maglia. Sistemiamo un pochino il punto gettata sull'uncinetto e chiudiamo. Ed avremo il secondo elemento. Una volta che avremo preso la mano. A lavorare con questo uncinetto. Andremo a lavorare molto più velocemente quindi il lavoro sarà più scorrevole. Quindi 10 gettate. Andiamo a chiudere questa conchiglia. Bello variare questi punti. Per le nostre borse quindi abbiamo 5 elementi chiudiamo cambio l'uncinetto prendo l'uncinetto tradizionale per lavorare sopra la conchiglia qui al centro una maglia bassa mi trovo meglio a lavorare con questo uncinetto per le maglie basse quindi cambiamo di nuovo e andiamo ad avviarci a chiudere il nostro lavoro quindi sempre 10 gettate all'interno dell'ultima maglia bassa del nostro giro. Andiamo a chiudere il nostro punto 10 di nuovo. Seriamo l'uncinetto. Mi aiuto anche con le mani ad aprire l'uncino per lavorare più velocemente. altro elemento lavorato a torsion punto rococo 3 Guardate quanto è bello questo punto è meraviglioso quarta colonnina Se non si blocca ci dobbiamo sempre aiutare con le mani se non si blocca quella quel piccolo uncino quindi abbiamo quattro un'altra colonnina questa è la quinta apriamo il nostro uncino blocchiamo il filo e chiudiamo il punto 1 2 3 4 5 chiudiamo il nostro punto siamo arrivati alla chiusura del giro quindi io adesso qui al centro di questa maglia con un punto bassissimo chiudo la mia lavorazione qui esattamente qui vado a chiudere completamente la mia lavorazione finisco qua la mia borsa quindi adesso vado ad avviare dei giri di maglia bassa per compattare un pochino il punto quindi un punto molto morbido come vedete molto lavorato quindi molto corposo vado ad accorpare un pochino unificare queste maglie qui nella parte alta perché dovrò andare a inserire la click clack andiamo a lavorare il giro di maglie basse quindi dobbiamo andare a a stringere un pochino perché, comunque, il lavoro si è, è comunque allargato. Questa parte del corpo borsa quindi andiamo a stringere un pochino questo punto. Quindi, dopo aver lavorato la maglia bassissima, catenella. Io qui all'interno lavoro una maglia bassa e inizio a lavorare nei punti sottostanti delle maglie basse al centro della maglia bassa. Qui andiamo a lavorare. Una mezza maglia alta, da qui passiamo qua, lavoriamo un punto basso, sono due punti bassi, tre punti bassi, 4 punti bassi. Al centro, qua della maglia bassa, una mezza maglia alta. Ci alziamo un pochino andiamo anche. A rendere più para la lavorazione sopra del nostro eh, giro borsa adesso di nuovo passiamo in questo punto e andiamo a lavorare una maglia bassa quindi qui sono quattro maglie basse 2 3 4 prendiamo le asole e Qui al centro sulla maglia bassa lavoriamo una mezza maglia alta quindi saltiamo andiamo a lavorare qua e sono sempre quattro maglie basse sopra il ventaglietto 2 andiamo a prendere il punto 3 e 4 quindi continuiamo così fino alla fine del giro, proseguiamo e andiamo a chiudere questa parte alta rendendola più compatta. Arrivata alla chiusura del giro, io chiudo qua con una maglia bassissima e chiudo il giro. Come vedete, abbiamo completamente stretto questa parte alta perché dobbiamo stare nella circonferenza della click clack. Qui Verrà molto corposa quindi verrà una bella borsa corposa e qui andremo a cucire tutta questa parte alta. Adesso farò un altro giro di perimetro a maglia bassa perché dobbiamo permettere eh, che la lavorazione possa entrare qui nell'incanalatura della sempre della clip. La dobbiamo andare a cucire quindi adesso andiamo a lavorare tutto intorno un altro giro di maglie basse, quindi catenelle, iniziamo a lavorare una maglia bassa qui. Tutte le maglie sottostanti, maglie basse fino alla chiusura del giro. Dopo aver lavorato l'ultima maglia, andiamo a tagliare il filo e facciamo la ricostruzione del punto. Prendiamo l'ago, tira fettuccia, inseriamo il nostro filo e facciamo la ricostruzione. Quindi andiamo a chiudere completamente la nostra lavorazione in questo modo. Qua inseriamo all'interno il nostro filo, lo facciamo sparire all'interno. Ed avremo concluso il nostro giro. Adesso misuriamo con la click clac, come vedete, è perfetta. Siamo proprio nella circonferenza della click clac, andiamo. A sistemarla all'interno di questa incanalatura al termine della lavorazione. Il punto si presenterà così guardate quanto è bella questa borsa con questi torchon, questo punto ventaglio o conchiglia meravigliosa, un punto a rilievo molto d'effetto, molto traforata. Io all'interno inserirò una stoffa e alla base metterò un indurente per tenere eh, questa parte più rigida con dei piedini. Bellissima, adesso andrò a cucire la click lacca alla borsa qui nella parte alta con ago e filo di nylon, l'abbiamo visto più volte, quindi andate a vedere anche eh, le mie borse, i miei video precedenti in cui eh, faccio vedere come si realizza la cucitura intorno eh, a queste click lacche meravigliose. Ho terminato la mia borsa ed ho ottenuto questa meraviglia, guardate quanto è bello questo punto ventaglio oppure conchiglia lavorato con uncinetto smyrna forma questi bellissimi motivi a rilievo è meravigliosa chi mi avrà seguito fino a qua avrà ottenuto lo stesso risultato all'interno ho inserito una stoffa dello stesso colore del filato guardate quanto è bella anche questa stoffa che riprende lo stesso colore e alla base ho inserito un indurente per sostenere il corpo borsa fermato con quattro piedini poi sono andata a lavorare una piccola catena quindi questa è una piccola catena andrà eh, portata a mano semplicemente e sono andata a realizzare un giro di maglie basse soltanto da questa parte chi vorrà realizzare completamente la maniglia. A punto basso quindi si può riprendere la lavorazione anche da quest'altra parte e lavorarla completamente. Nei miei video precedenti troverete la realizzazione di questo manico che potrebbe essere sia lungo che corto. Se vi è piaciuto questo mio progetto, questa borsa meravigliosa lavorata appunto rococò, lasciatemi un like, un commento sotto questo video tutorial, io vi risponderò condividete il mio lavoro, questa borsa meravigliosa con tutte le nostre amiche creative. Vi aspetto nel mio gruppo Le creative dell'uncinetto solo borse, vi ricordo che siamo tantissime, condividete con noi tutte le vostre creazioni. Vi aspetto al mio prossimo video tutorial, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e cliccate la campanella in basso a destra per ricevere le notifiche di ogni mio video pubblicato. Vi aspetto al mio prossimo video tutorial, vi abbraccio immensamente, ciao a tutte!